Queste che vedete non sono rovine di guerra. Quando i cannoni sventrarono queste case c'era pace in Europa. Era l'autunno del 1956, neppure due anni fa. Le case distrutte sono quelle di Budapest, di Berlino, di Poznan. Oggi sono ancora così e ci ricordano una storia che non dobbiamo dimenticare. Quando l'Italia, bentrovati ancora una volta, il nostro studio si è ripopolato. Abbiamo i nostri ospiti che vi voglio immediatamente presentare, il professor Maurizio Ridolfi, che insegna storia contemporanea all'Università della Tuscia, e il professor Paolo Gheda, che insegna sempre storia contemporanea all'Università della Valle d'Aosta. Ma abbiamo ancora i nostri ragazzi e Gabriella, che saluto nuovamente. Ciao Francesco. Le immagini che abbiamo visto ci hanno proiettato in un'Europa divisa. Siamo nel 1956, un'Europa segnata dalla cortina di ferro. L'Italia in questo gioca un ruolo particolare, perché l'Italia è al di qua della divisione dell'Europa, ma a sua volta è percorsa da una linea di divisione, un confine interno, una cortina di ferro interna. Io vorrei subito chiedere ai nostri ospiti di darci una valutazione di questa situazione così particolare. Come si struttura la cortina di ferro e come questa cortina di ferro attraversa anche l'Italia, che tuttavia rimane unita e prosegue questo suo impegno di ricostruzione e di sviluppo, che è il tema del nostro percorso. Buonasera a tutti. Sì, l'Italia non può non riflettere la condizione generale che è presente all'uscita della Seconda Guerra Mondiale, con l'emergere di un conflitto ideologico talmente radicale da dividere il mondo in due parti. L'Italia è collocata nella sfera, nel mondo occidentale, ma all'interno c'è una sinistra molto forte, in particolare un partito comunista rilevante, con una influenza sociale, economica e politica tale da mettere sempre in discussione le forme del governo, del consenso, le maggioranze che si vanno a prefigurare. Questa è una caratteristica che rimarrà per tutti i decenni dell'Italia repubblicana. Ecco, prima di ascoltare il professor Gheda, abbiamo un altro contributo filmato, sempre a proposito di questa questione, tratto dai preziosi archivi dell'Istituto Sturzo. Gli ex alleati che avevano sconfitto il nazismo e il fascismo si ritrovarono divisi. Si fronteggiarono due sistemi politici, due ideologie, due aree geografiche contrapposte. Sebbene non si arrivò allo scontro diretto, i momenti di crisi furono molto acuti. La Guerra Fredda significò la divisione del continente europeo in due aree contrapposte, irriducibilmente ostili. La disponibilità di armi di distruzione di massa, da una parte, limitò i rischi concreti di conflitto per il livello distruttivo delle possibili ritorsioni. Dall'altra, fece vivere la generazione appena uscita dalla guerra e quella successiva nell'incubo nucleare. I progetti di rinascita dell'Europa sorsero in un clima di contrapposizione politica e ideologica. Gli Stati Uniti lanciarono nel giugno del 1947 un piano di aiuti ai paesi occidentali, lo European Recovery Program, ERP, meglio conosciuto come Piano Marshall, dal nome del segretario di Stato statunitense che lo ideò. L'Europa ricevette in 5 anni 13 miliardi di dollari, in parte come sostegno finanziario e in parte sotto forma di macchinari e aiuti alimentari. Ciò permise un rilancio delle economie europee e la ricostruzione dei paesi distrutti dalla guerra. Rimasero esclusi i paesi dell'Europa orientale, sempre più integrati, sia sotto il profilo politico che sotto quello economico, con l'Unione Sovietica. La fotografia dell'Europa nella seconda metà degli anni 40 era dunque quella di un continente diviso, attratto dai poli delle due superpotenze. La costituzione di alleanze militari, come la NATO per ciò che riguardava l'Occidente e il Patto di Varsavia per l'Europa orientale, posta sotto l'ombrello dell'URSS, approfondiva il solco scavato tra le due parti del vecchio continente. Nel 1949 l'Italia firma il Patto Atlantico. Per la prima volta dopo la guerra, senza distinzione di vinti e vincitori, su un piano di perfetta parità,
Un'alleanza difensiva unisce diversi popoli europei. L'Italia finalmente non è più sola in Europa. Quando l'Italia stiamo rientrando e stiamo entrando in questo clima della guerra fredda e del pericolo rosso? Professor Gheda, una valutazione su questa frontiera. La frontiera che si determina alla fine della Seconda Guerra Mondiale è una frontiera materiale, una frontiera costituita da blocchi contrapposti, soprattutto sul piano culturale. È una frontiera che in Italia vede divisi in qualche modo specularmente coloro che appartengono alla cultura e alla formazione politica cattolica e coloro che invece si rifanno appunto alla dottrina comunista. E questo in qualche modo costituisce la linea attraverso la quale si confronteranno durante il corso di tutta la Prima Repubblica in Italia i politici. I ragazzi saranno sicuramente interessati da questa situazione così diversa, così peculiare per tanti anni, la guerra fredda. Prima di dar loro la parola, volevo proporvi un altro filmato tratto dagli archivi dell'Istituto Sturzi. La guerra era finita. Bisognava mettersi a costruire la pace. I comunisti erano al governo non soltanto nei paesi dell'Europa orientale, ma anche nei paesi dell'Europa occidentale, come la Francia e l'Italia. De Gasperi aveva accettato la loro collaborazione, ma ben presto la situazione divenne insostenibile. Non potete lavorare con me nel Consiglio dei Ministri e poi farmi impiccare in effigie durante le assemblee, disse De Gasperi in un discorso. Cosa avevano portato i comunisti? La discordia negli animi e il disordine nella vita pubblica. Nel 1947 la giovane Repubblica Italiana, che muoveva i primi passi sulla via del progresso democratico, decise di fare meno di loro e De Gasperi formò il primo governo senza i comunisti. Allora i comunisti gridarono su tutte le piazze che si stavano tradendo gli interessi dei lavoratori. Rispose De Gasperi: voi sapete che noi non agiamo per spirito di partito, ma per l'interesse del paese. Voi non servite l'Italia, ma l'ideale del comunismo impersonato dall'Unione Sovietica. Gabriella, la parola a te dopo aver raccolto i pensieri dei nostri ragazzi. Sì, intanto te li presento velocemente, ve li presento questi ragazzi. Sono studenti di diverse facoltà universitarie, ci sono praticamente tutte, perché c'è lingue, economia, giurisprudenza. Sono curiosi insieme con me, hanno molto interesse, molta curiosità per questo passato che interpella il presente. Ma ecco, io volevo chiedere al professor Ridolfi, da questo mondo che abbiamo visto contrapposto in due blocchi, è una contrapposizione tra bene e male, non è una contrapposizione in bianco e nero, è curiosamente una contrapposizione a colori. Quali sono i colori della politica e quali sono i temi colorati, le questioni scottanti che dividono fortemente, soprattutto in Italia, gli schieramenti? Beh, stiamo parlando di pericolo rosso proprio perché i colori in politica aiutano a condensare e a trasmettere il senso di una cultura, di un'identità. In questo caso di culture e identità contrapposte, i buoni e i cattivi, i rossi e gli altri usavano colori diversi, il bianco, l'azzurro, il nero, eccetera. Il rosso ha una sua lunga storia, risale qui davanti, ho degli studenti che quindi sapranno tutto, ovviamente alla Rivoluzione Francese, all'eredità della Rivoluzione Francese, poi se del colore si impossessarono del colore rosso gli anarchici, i socialisti, i comunisti. All'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale un dato emerge subito: nelle grandi manifestazioni popolari promosse dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, insieme alle bandiere tricolori ci sono molte, qualcuno dice, troppe bandiere rosse. E di lì nasce o rinasce questa metafora, questa immagine di un pericolo rosso incombente. Abbiamo colto il dato cromatico, torniamo al dato politico, istituzionale e anche militare con questo nuovo filmato sempre tratto dagli archivi dell'Istituto Sturzi. Mentre gli altri popoli si erano disarmati all'estremo, i russi invece non avevano smobilitato una sola divisione ed anzi stavano armandosi ulteriormente per imporre la loro volontà imperialistica con la minacciosa potenza del loro apparato militare. Intanto le quinte colonne del comunismo ateo ed asiatico provocavano in Europa occidentale, specialmente in Francia e in Italia, una serie interminabile di scioperi faziosi e di sanguinosi tumulti,
per intimidire i pacifici cittadini e sabotare il ritorno della prosperità economica. Tutto ciò ha lo scopo di gettare nel terrore e nella miseria i popoli ancor liberi e consegnare anche questi alla dittatura sovietica. Nonostante tutto, però, con le libere elezioni del 18 aprile 1948, il popolo italiano riconfermò la sua volontà di vita democratica e di civiltà latina, sconfiggendo i servi di Mosca e mandando al potere un governo di maggioranza democristiana. Frattanto, il popolo americano tendeva una mano fraterna a tutte le nazioni martoriate dalla guerra ed offriva ai governi un grandioso piano di aiuti economici, il cosiddetto ERP, l'ERP. Con ciò gli americani si assunsero un onere fortissimo, pur di apprezzare la ricostruzione dell'Europa ed assicurarle un lungo periodo di tranquillità e di benessere. Con ciò gli americani dimostrarono anche la loro assoluta volontà di pace. Ma i comunisti rifiutarono di stringere questa mano generosa che apportava lavoro e prosperità. Essi volevano solo immiserire i popoli per meglio soggiogarli. Questa contrapposizione, la contrapposizione dei blocchi, è fatta di aspetti militari, ma è fatta anche di aspetti economici. Vorrei chiedere allora al professor Gheda come si struttura questa offerta degli americani, il piano Marshall, questo grande progetto di finanziamento per la ricostruzione dell'Europa, e quali sono le conseguenze politiche. Questo piano segna un discrimine, introduce questa frontiera sia all'interno dell'Europa sia anche all'interno dei diversi paesi, in particolare l'Italia. Beh, innanzitutto bisogna considerare che alla fine della guerra si aveva l'idea di una nuova pace che si sarebbe in qualche modo aperta essendo stati sconfitti i regimi nazifascisti. In realtà i blocchi si determinano subito e cercano appunto in qualche modo di controllare le proprie aree, soprattutto sotto il profilo economico. Ed è per questo che in qualche modo gli americani in particolare cercano di creare un legame forte con i paesi con i quali poi stringeranno il patto della NATO. Ecco, scusa se ti interrompo, siccome abbiamo molti altri filmati che ci attendono, che attendono il nostro pubblico, molto brevemente al professor Ridolfi invece il momento delle elezioni, il momento delle elezioni del 1948 in cui si fa questa scelta. Beh, le elezioni del 1948 determinano una condizione che rimarrà di fatto e non muterà sostanzialmente fino alla fine degli anni Ottanta, fino alla caduta del muro di Berlino. Sono le prime vere elezioni per eleggere i rappresentanti degli italiani al Parlamento, perché tutti ricorderanno che nel 1946 c'era stato il referendum tra monarchia e repubblica e l'elezione dell'Assemblea Costituente, ma non del Parlamento. Bene, da quelle elezioni l'Italia esce divisa in due parti contrapposte, però con una egemonia del mondo cattolico e in particolare una vittoria della Democrazia Cristiana che stabilizza il sistema politico per 40 anni. Ecco, facciamo allora intervenire gli studenti, cara Gabriele. Perché con questi filmati i ragazzi sono entrati in un'atmosfera, nell'atmosfera di un'epoca che non è la loro, ma che li incuriosisce. Giuliana voleva domandarci qualcosa. Sì, salve. A proposito del piano Marshall, mi piacerebbe domandare quali sono stati gli effetti concreti, gli effetti tangenti sulla vita quotidiana degli italiani. Beh, innanzitutto nella ripresa, nella cosiddetta ricostruzione, gli aiuti americani permettono il decollo tecnologico. L'avvento di quell'epoca viene considerata l'epoca della modernità, ovvero sia l'epoca in cui l'uomo utilizza degli strumenti della tecnica per migliorare le proprie condizioni di vita. L'introduzione degli elettrodomestici in casa migliorano la condizione della donna e gli permettono di avere più tempo libero. E dall'altra parte invece l'introduzione dell'automobile, sostenuta anche dal nuovo piano di sviluppo delle autostrade italiane, permette una comunicazione più veloce all'interno del paese. Francesco, una breve domanda per il professor Ridolfi. Allora, con gli aiuti americani però entra di prepotenza nelle case degli italiani anche un modello, parlavamo degli elettrodomestici, di società molto diversa da quella italiana del dopoguerra, una società che si fonda sui consumi, che magari ha valori diversi, nel bene e nel male. Sì. Che succede? Il modello ha un fascino forte. E,
e l'Italia, gli italiani nel giro di 10-15 anni entreranno pure loro, grazie a Dio, diciamolo, in una condizione di vita molto migliore rispetto a prima. E però si determinano contrapposizioni, tensioni. Il mondo cattolico vive di un principio solidaristico diverso rispetto al modello consumistico che viene dagli Stati Uniti. Le sinistre guardano con grande diffidenza al trionfo della materialità dei beni di consumo rispetto ai valori, rispetto ad una certa morale anche tradizionale. Quindi una forte attrazione verso il modello, ma anche discussioni apertissime, sia a destra sia a sinistra, sia nel mondo cattolico sia nel mondo della sinistra. Bene, restiamo allora nel nostro tracciato, nel nostro percorso su questa Europa divisa e guardiamo questo altro filmato, Quando l'Italia. Il Cremlino anzi rispose al piano Marshall con il rombo sinistro delle armi, accendendo ovunque focolai di ribellione o di guerra. Si ebbero così la guerriglia in Grecia, il blocco di Berlino, la conquista della Cina, la rivolta nell'Iran, la guerra in Indocina, senza contare le minacce contro la Finlandia, la Turchia, il Tibet e persino la Jugoslavia, che pur essendo comunista si era liberata dal giogo sovietico. Tuttavia, nonostante la crescente aggressività della politica russa e gli intralci che ne venivano alle pacifiche attività dei popoli occidentali, questi, con il potente aiuto americano, seguitavano a ricostruire ed intraprendevano anche importanti riforme sociali, rifiutando l'idea di doversi un giorno riarmare. Intanto, attraverso il piano Marshall, l'Italia riceveva gratuitamente merci e fondi per ben 650 miliardi, di cui 150 ai trasporti, 124 all'agricoltura, 110 alle opere pubbliche, 52 all'edilizia, 13 per le scuole di qualificazione dei lavoratori, 13 alla sanità e turismo, 188 per prestiti ad imprese d'ogni genere. In totale, con l'apporto dei fondi italiani, il nostro governo ha speso 6.620 miliardi in opere di ricostruzione e di pace. E solo 700 per le nostre esigue forze armate. Quale prova migliore della politica di pace del governo di maggioranza democristiana? Questo è un filmato che riprende il linguaggio della contrapposizione. Voi che siete così lontani da questi anni, quali sono le vostre curiosità? Quali sono i temi più scottanti e più duri su cui viene divisa sia l'opinione pubblica che i partiti italiani? Nel dopoguerra, come dicevamo, c'è questa contrapposizione tra mondo cattolico e mondo comunista. Entrambe sono mondi che in qualche modo propongono una visione contrapposta della morale e anche in qualche modo della vita civile. Tutto questo si in qualche modo produce in un confronto che ha a che vedere soprattutto con gli aspetti della vita comune, del comportamento di tutti i giorni e in qualche modo anche nella considerazione delle relazioni sociali tra le persone. Ecco, scusi se la interrompo, professor Gheda, ma appunto questa contrapposizione, abbiamo adesso un altro filmato che ci incalza, questa contrapposizione diventa anche una contrapposizione di forze militari, una contrapposizione di forze militari che però non diventa mai contrapposizione militare, almeno in Europa. Vediamo questo altro filmato, sempre tratto dall'archivio dell'Istituto Sturz. In quegli ultimi anni, attraverso una serie di colpi di Stato e di occupazioni militari, la Russia installava governi comunisti in tutti i paesi dell'Europa orientale lasciati alla sua influenza alla fine della guerra. Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Cecoslovacchia diventavano stati satelliti dell'imperialismo sovietico. La presenza dell'esercito russo garantì l'esistenza di governi che non godevano la fiducia popolare, che non erano stati eletti dal popolo, che in nessun caso si preoccuparono di realizzare gli interessi e di migliorare il tenore di vita della gente che avevano sottomesso. Alle privazioni e al silenzio, la gente di oltre cortina era contro di loro.
Italia nessuno aveva promesso miracoli e nessuno ne fece. Ma il governo non perse mai di vista l'obiettivo di migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione. È aumentato il tenore di vita, è stato assicurato il potere d'acquisto della lira. I nostri prodotti continuano ad acquistare prestigio su tutti i mercati. Queste che vedete sono alcune immagini della Fiera di Milano, che è una delle manifestazioni più significative del lavoro italiano. Si ripete ogni anno ed ogni anno presenta il suo inconfondibile volto di celebrazione di uno sforzo produttivo e nello stesso tempo di festa. Perché vi facciamo vedere queste scene? Per stabilire un raffronto. Ecco un'altra fiera. Si tiene ogni anno a Poznan, in Polonia, ma non ci fa pensare ad una festa. Alle 8 del mattino del 28 giugno 1956, in occasione della fiera, scoppiò a Poznan una rivolta operaia contro il governo comunista, formata dai carri armati sovietici. La frontiera della guerra fredda tiene, tiene nonostante tutto, ma abbiamo visto in questo filmato l'idea di fondo, la contrapposizione di due civiltà, la contrapposizione di due ideologie, ma anche la contrapposizione di due stili di vita. Questa è, diciamo così, la chiave narrativa di questi filmati che ci vengono proposti, sono filmati della fine degli anni 50, sempre tratti dal prezioso archivio dell'Istituto Sturzo. Come sono questi due stili di vita che si stanno consolidando nelle due Europe al di là e al di qua della cortina di ferro, professor Ridolfi? Beh, c'è una distinzione in prima istanza di natura ideologica. Il mondo occidentale ha al centro l'individuo, le libertà individuali, sia sul piano politico sia sul piano economico, e quindi lo sviluppo dell'impresa, delle capacità personali. Nelle società dell'est, nelle società comuniste, c'è un'idea della collettività che prevale sulla centralità dell'individuo. Questo come effettiva e prolungata contrapposizione. Ma se però volessimo dire qualcosa in più, in 30 secondi, sulle peculiarità italiane, c'è una contrapposizione ideologica evidente, evidentissima, ma c'è anche una comunanza. In fondo sono due fedi, quella cattolica e quella comunista, diciamo, che promuovono una moralità forte, un senso del benessere di tutti che viene condiviso. Qual è il motivo della contrapposizione? Che ognuno pensa di avere la verità in tasca, per cui i rossi pensano di avere loro la verità in tasca e il mondo cattolico invece pensa, in ragione anche della fede religiosa, diciamo, di dover essere il vero riferimento, sì, il vero collante per il paese. In realtà, appunto, la contrapposizione è anche su due idee di democrazia, certamente, o più esattamente su due idee di sistemi politici. Il dato, diciamo così, della fede è importante, fondamentale, ma, diciamo così, la dialettica, la contrapposizione è anche una contrapposizione a livello di sistemi politici e di sistemi ideologici e culturali. E qui entra l'idea del patto atlantico, cioè entra l'idea di una democrazia occidentale che si deve difendere. La chiave narrativa è questa: perché dobbiamo difenderci? E vediamo appunto ancora un altro filmato che ci dà l'idea della contrapposizione delle forze militari in questa Europa che rimane formalmente in pace, ma intorno alla quale scoppiano diversi conflitti. Innanzi al gravissimo pericolo di essere sfattate e soggiogate dalle orde asiatiche, le ancor libere nazioni occidentali furono costrette a progettare d'urgenza una diga difensiva chiamata Patto Atlantico. Con questo patto, le 12 nazioni interessate, fra cui l'Italia, decisero di unirsi per la comune difesa, impegnandosi a contribuirvi ciascuna in proporzione delle sue possibilità. È evidente che una simile diga difensiva non può minacciare la Russia, ma servirà a persuaderla di non tentare l'invasione dell'Europa. Poteva l'Italia rimanere neutrale? No, perché in caso di conflitto, senza la protezione di quella diga, attraverso i confini aperti di un'Italia disarmata e senza amici, i contendenti sarebbero venuti a combatterci sul nostro suolo,
e il vincitore sarebbe sceso fino in Sicilia per dominare il Mediterraneo. In conclusione, per quanto fosse penoso dover ripensare alle armi, nella primavera 1950 furono stretti gli accordi per la difesa dell'Europa libera, cui gli Stati Uniti contribuiscono, oltre che con le proprie forze, con circa i 2/3 dei mezzi necessari. Un terribile esempio di ciò che potrebbe accaderci senza il patto atlantico si ebbe poco dopo, quando i nordcoreani, armati dai russi, invasero l'inerme Repubblica del Sud. Ma di fronte a questa sfacciata aggressione, i pacifici cittadini americani ripresero le armi ed accorsero a difendere quel libero popolo, presto affiancati dalle forze di altre nazioni democratiche. Così nel mondo, per volontà comunista, si è accesa ancora una guerra. Ma così anche i lupi che pretendevano di travestirsi da colombe si sono definitivamente smascherati, perché questa volta non poteva esserci alcun dubbio su chi fosse il proditorio aggressore. D'altronde, nel giugno 1950 si trovavano in armi 175 divisioni russe, 55 dei satelliti europei, una ventina nordcoreane e un centinaio cinesi, per un totale di 350 divisioni. Stati Uniti e alleati, invece, ne avevano in tutto una quindicina. Chi erano dunque i veri fautori di guerra? Il filmato che abbiamo appena visto ci offre un altro format molto ricorrente nella propaganda e nella letteratura dell'epoca: l'equilibrio delle forze, l'equilibrio del terrore. Si misurano le divisioni degli uni e le divisioni degli altri. E lo abbiamo visto a proposito di uno dei conflitti più sanguinosi che scoppiano proprio in questo periodo di guerra cosiddetta fredda. E vorrei chiedere al professor Ridolfi, perché questa guerra fredda non diventa mai guerra totale? Perché se diventasse guerra totale sarebbe distruttiva e porterebbe il mondo alla catastrofe, per cui le contrapposizioni vengono collocate in ambiti regionali, la Corea, la crisi di Suez nel 1956 e altre che ci saranno dopo negli anni successivi. È una contrapposizione militare che pesa le forze rispettive nella consapevolezza che se davvero ci fosse una guerra sarebbe distruttiva, quindi per entrambi. Questo è il motivo per cui non si arriverà mai ad una vera terza guerra mondiale. Ecco, i blocchi peraltro rimangono forti, i blocchi peraltro anzi si saldano ulteriormente. E io vi proporrei di ritornare, sempre con i filmati dell'Istituto Sturzo, in questa Europa delle due civiltà, in questa Europa contrapposta, al di là e al di qua della cortina di ferro. Quando l'Italia? Quando il cardinale Wyszyński, primate di Polonia, tornò a Varsavia, trovò una folla immensa alla stazione. I comunisti l'avevano messo in prigione, ma non avevano potuto cancellare la fede dal cuore dei polacchi. Pare siano tornati i giorni di pace. Il popolo polacco si stringe intorno alla persona del cardinale Wyszyński perché la sua parola lo incoraggi a superare le disgrazie e la sua benedizione lo protegga. Accadevano in un paese non distante dal nostro. Ecco invece l'Italia in alcune zone della sua terra meridionale. Pochi anni sono bastati perché fosse modificato anche l'aspetto esteriore del paesaggio. I comunisti non hanno potuto contare sull'appoggio dell'Armata Rossa, perciò si sono limitati ad osteggiare i provvedimenti più utili adottati dal governo. Pensate alla riforma agraria. Espropriare i terreni a chi ne ha troppi, bonificarli, irrigarli, assegnarli a tanti piccoli proprietari contadini. Si può pensare a una legge più popolare di questa, e questa legge fu approvata nonostante il voto contrario dei comunisti e fu applicata nonostante la loro opposizione. Ecco i fatti, le case, i
i campi irrigati, il benessere di tante famiglie agricole. Ma tutto ciò non piace ai comunisti. Essi parlano ai contadini in altro modo. I contadini ungheresi conoscono bene queste parole, che prima li portarono alla miseria, poi alla rivolta. Ecco le case di Budapest, diverse da quelle che abbiamo visto prima. Quelle costruite, queste distrutte. La rivolta ungherese fu la più sanguinosa del dopoguerra. Nelle città e nelle campagne il popolo insorse generosamente. Operai, contadini, gente umile si armarono alla meglio per riconquistare disperatamente la libertà perduta, come a Poznan, ora a Budapest, per le stesse ragioni. Guardiamo queste scene, ce ne ricorderemo ancora per molto tempo. All'alba del 5 novembre, nonostante le promesse fatte, i carri armati dell'esercito sovietico tornarono in città. Allora, soltanto la disperazione dette forza ai ribelli, ma la lotta era perduta. Lo schema narrativo è sempre molto chiaro, è sempre quello, lo schema della contrapposizione tra due mondi, della contrapposizione tra due civiltà. Ma abbiamo visto una figura che anche alla luce di quello che succederà 20 anni dopo è certamente molto intrigante anche per i nostri giovani, cioè la figura del Cardinal Wyszyński. Sì, Francesco, noi appunto ci domandavamo quanto effettivamente, la domanda la porgo al professor Gheda, dietro la cortina e oltre la cortina c'è dei regimi sovietici, comunisti, c'è una chiesa che respira. Quanto pesa questa chiesa cosiddetta del silenzio? Ma indubbiamente la Chiesa e le Chiese, compresa la Chiesa ortodossa che la fa da padrona in qualche modo in tutto il mondo dell'Est, devono fare una resistenza sotto il regime comunista, la devono fare dagli inizi, quindi da quando si è sviluppata la rivoluzione d'ottobre. Nel dopoguerra certamente una chiesa come quella polacca, che è una chiesa legata anche alla dimensione di nazione, è una chiesa che in qualche modo vuole identificarsi anche appunto con un principio popolare, con la tutela di un popolo che è comunque assunto all'interno del sistema comunista. Vi è infine un problema ideologico: il comunismo, ateo confesso diciamo, è contro la religione in senso generale, e quindi in questo senso la Chiesa cattolica, capitanata da Wyszyński in Polonia, resiste silenziosamente e in qualche modo creerà le basi per lo svilupparsi di anche un sentimento nazionale che poi prenderà le mosse con la vicenda di Solidarność e di Lech Walesa. Uno dei nostri giovani ospiti mi chiedeva qualcosa di più specifico proprio sul ruolo della Chiesa polacca, mi sembra. Sì, no? Appunto, questa Chiesa polacca, che ruolo ha svolto sia durante il periodo del regime comunista e sia dopo con Giovanni Paolo II. Si sente la generazione Giovanni Paolo II, sì. Che ruolo ha svolto, ecco, come ha cambiato anche le sorti, diciamo, sì, di questo mondo contrapposto in qualche modo, sì, tra due blocchi, tra URSS e Occidente. Certo, è una Chiesa, ripeto, che resiste, ma che in qualche modo soprattutto aderisce al popolo e costruisce sul sentimento popolare anche in qualche modo un sentimento di appartenenza nazionale. In questo vi è anche una lettura diversa appunto del principio democratico, come dicevamo prima, cioè un principio democratico di solidarietà che viene esposto secondo i dettami della dottrina sociale della Chiesa. Questo è un po' il cuore, potremmo dire oggi, da cui parte si sviluppa anche questa richiesta di tutela dei diritti dei lavoratori che prenderà il via col movimento di Solidarność. Dall'altra parte questo però è anche un modo attraverso il quale la Chiesa cattolica si tutela in Polonia, in un mondo che per il resto ha una forte presenza della Chiesa ortodossa e quindi è diversa. Ed è in questo clima che si svilupperà anche la figura appunto dell'allora Cardinal Wojtyla, che diventerà poi Papa Giovanni Paolo II. Bene, voltiamo allora pagina in questo nostro itinerario, probabilmente poi torneremo ancora a discutere di questo argomento. Voltiamo pagina e andiamo a vedere chi è il protagonista del pericolo rosso, qual è la figura centrale che occupa questi anni dall'altra parte della cortina di ferro. Lenin è il capo riconosciuto della rivoluzione, Trotsky il suo principale collaboratore, Giuseppe Vissarionovich Giugashvili, Stalin inizia dalla segreteria del partito la sua paziente opera di conquista del potere.
La morte di Lenin apre tra Stalin e Trotsky la lotta per la successione. Trotsky è irretito, sopraffatto, isolato, esiliato e infine ucciso dall'implacabile, più astuto avversario. Stalin è il nuovo monarca assoluto di tutte le Russie. Le illegalità e il terrore non risparmiano nemmeno i vecchi bolscevichi, compagni di Lenin. Con pubbliche accuse infamanti o silenziosamente vengono uccisi. Ho proposto di tagliare questo filmato che proviene dagli archivi dell'Istituto Sturzo, come tutti quelli che stiamo vedendo insieme in compagnia dei ragazzi e dei nostri ospiti, e l'abbiamo tagliato perché l'elenco delle vittime di Stalin sarebbe troppo lungo, e quindi vi propongo di riprendere questa nostra breve presentazione di Stalin dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando entriamo direttamente negli anni che a noi interessano. Quando i russi e gli alleati si incontrano all'Elba, la pace definitiva sembra ormai raggiunta. Dai convegni internazionali di Yalta e di Potsdam, tutti i popoli del mondo attendono il rafforzamento dell'intesa tra i paesi vincitori, a garanzia della pace. Contro gli occidentali, che auspicano l'autodecisione per tutti i popoli e la libertà per tutti gli stati nazionali, si manifestano le pretese espansionistiche e le mire egemoniche dello Stato sovietico, che dopo aver ricreato all'interno l'assolutismo degli zar, ne riprende all'estero il programma imperialistico. Sotto il giogo sovietico, la libertà muore anche in Ungheria, in Polonia, in Bulgaria, Romania, Albania. La libertà dei popoli occidentali e la pace del mondo è scossa dal blocco di Berlino. Dalla zona sovietica fuggono miserevoli folle in cerca di libertà e di pane. In Grecia i comunisti scatenano la rivoluzione con il suo immancabile corredo di morti e di desolazioni per condurre questo paese, posto ai bordi dell'orbita comunista, all'interno del blocco sovietico, sotto il tallone di Stalin, e per imporgli con la violenza la dittatura comunista, ma falliscono lo scopo. La gloria di Stalin, che sembrava durare secoli, è durata solo 3 anni. Il 24 febbraio 1956 Khrushchev, al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, ha accusato Stalin di aver oppresso la Russia e di aver instaurato un regime illegale di terrore e di costrizione che impauriva gli stessi dirigenti sovietici e di aver indebolito l'esercito alla soglia della guerra con la Germania, con una ingiustificata quanto fanatica epurazione. Togliatti, il pupillo amato di Stalin, che per tanti anni ha risieduto in Russia, ha ammesso che i capi comunisti erano a conoscenza degli errori e delle colpe di Stalin, ma non potevano renderle pubbliche per ragioni di opportunità. E così, per ragioni di opportunità, comunisti e socialisti, per 10 anni, sulla stampa, nelle piazze, nelle case, hanno esaltato Stalin e la dittatura comunista. Abbiamo visto alcuni punti del complesso racconto sulla controversa personalità di Giuseppe Bissarionovich Dugashvili, detto Stalin. Credo che sia una figura che susciti certamente molta curiosità anche nei nostri ragazzi. Prima di dar loro la parola per le domande ai nostri ospiti, volevo ricordare come in quel fotogramma della conferenza di Yalta si erano incontrati 3 coetanei, Stalin classe 1879, Roosevelt classe 1882, Churchill classe 1874, ricordiamo De Gasperi era classe 1881, persone che hanno certamente dato un'impronta a questa Europa. Prima di dare la parola ai ragazzi però, professor Ridolfi, l'impronta di Yalta in una battuta. Beh, si sta intravedendo la fine della Seconda Guerra Mondiale con la vittoria dell'alleanza tra l'Unione Sovietica, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia, e si va a disegnare il futuro assetto del mondo. In qualche modo si riparte di lì con delle sfere di influenza che poi saranno sempre più consolidate e in quel momento ancora sono insieme, lo rimarranno per altri 2 anni più o meno, e poi tra il 46 e il 47 si determinerà
tutto il processo di cui stiamo parlando, cioè l'emergere di questa guerra fredda. Gabriella, bene, torniamo ai ragazzi e alle loro domande. Eh sì, io quindi la passo subito a loro, perché Alessandra voleva intervenire. Vorrei rivolgere una domanda ad entrambi. Come viene visto Stalin dagli italiani in questo periodo? Beh, dal mondo cattolico, dalle forme di propaganda del mondo cattolico è chiaro, insomma, c'è una demonizzazione assoluta del personaggio. A sinistra si guarda a Stalin, secondo me, in una doppia accezione. Intanto Stalin è quello che ha fermato l'avanzata nazista a Stalingrado, è quello che ha provocato un cambio di passo, un'inversione del destino della Seconda Guerra Mondiale, che poteva finire in modo ben diverso. Quindi c'è una mitizzazione evidente del personaggio e, come tutti i miti, si va oltre la realtà. Si costruisce un personaggio a cui si attribuiscono virtù taumaturgiche e in qualche modo quel che è accaduto in Unione Sovietica, la sinistra, i comunisti in particolare, sperano e auspicano che possa succedere anche in Italia, la vittoria di una rivoluzione socialista e comunista. Professor Gheda, i comunisti italiani come vivono prima e dopo il memorabile discorso di Khrushchev, che liquida un po', insomma, salda i conti con questa figura, questa doppia appartenenza, quasi una doppia fedeltà all'Italia, al governo italiano, ai valori democratici e all'internazionale comunista? Certo, è soprattutto dopo il discorso di Khrushchev che in sostanza c'è questo doppio sentimento di appartenenza. Per quanto riguarda il comunismo italiano, la scelta è quella di aderire comunque ai principi generali della dottrina comunista, ma cercando di tradurla in una scelta italiana. Questa è la scelta di Togliatti, cioè quella di rappresentare i diritti dei lavoratori in un contesto nel quale comunque sia ben presente quali possano essere, per così dire, gli slittamenti, gli scivolamenti verso un sistema totalitario e non democratico. Dall'altra parte c'è il confronto anche duro nei toni con la Chiesa, soprattutto con la gerarchia che naturalmente cerca di opporre alla dottrina comunista il sistema dei valori della dottrina sociale. Ecco, credo che siamo ad un momento di snodo, ad un momento di passaggio in cui si coglie questo fatto per cui l'Italia è attraversata dalla cortina di ferro. I partiti italiani si posizionano di qua e di là dalla cortina di ferro, ma appunto il paese tiene, proprio perché i riferimenti all'esterno sono comunque nel quadro di una divisione dell'Europa e di una precisa fedeltà al blocco atlantico, alla costruzione dell'Europa unita e quindi anche a una certa idea di democrazia occidentale. Nel linguaggio dei filmati che stiamo percorrendo, sempre traendoli dal prezioso archivio dell'Istituto Sturzo, noi vediamo come, passando da Stalin a Khrushchev, la cifra sia quella: un regime che non cambia. Vediamo questo nuovo contributo filmato. Malenko, ex primo ministro, spedito a dirigere una centrale elettrica in Asia il 10 luglio 57. Molotov, ex ministro degli esteri, spedito ambasciatore in Mongolia il 30 agosto 57. Shepilov, ministro degli esteri, spedito in Asia a fare il professore il 2 settembre 57. Zhukov, comandante dell'Armata Rossa, ministro della difesa, eroe nazionale, spedito a fare il comandante di una piccola zona militare il 19 gennaio 58. La stampa comunista italiana esulta. Come una volta a Stalin, come poi a Malenkov, Molotov, Shepilov, Zhukov, oggi inneggia a Khrushchev, nuovo padrone. Cambia il regime, cambiano gli uomini del regime, ma la sostanza delle cose resta pur sempre quella. Credo che questo sia, diciamo così, il dato fondamentale che dimostra come la cortina di ferro tiene, continuerà a tenere ancora per molti decenni. Volevo chiedere al professor Ridolfi come cambia se cambia prima di tutto l'atteggiamento dei comunisti italiani nei confronti dell'Unione Sovietica, cambiando il leader. Noi abbiamo visto come le epurazioni di Khrushchev non fossero delle epurazioni sanguinose, semplicemente furono rimossi i compagni di cordata nel momento del passaggio appunto fra Stalin e i suoi successori. Perché c'è stato certamente un mito di Stalin, come giustamente ci ha ricordato il professor Ridolfi, ma c'è anche in qualche modo un mito dell'Unione Sovietica. Certo. Il mito dell'Unione Sovietica
in Italia, nella sinistra italiana, è vissuto come una proiezione altrove di quello che si auspicherebbe in Italia. Nelle realtà come l'Emilia, come la Toscana, laddove il Partito Comunista ha un'influenza molto larga, l'idea è questa: ricreare una piccola Russia con un'idea mitizzata di quello che accadeva dall'altra parte della cortina e spesso inverosimile, non corrispondente alla realtà. E come vive il Partito Comunista la fase post-staliniana? Beh, c'è una fase di attesa, di fibrillazione. Il leader comunista Palmiro Togliatti si sente più spinto a trovare una via diversa rispetto a quel modello di organizzazione della società. E poi c'è la vicenda dell'Ungheria nel 1956, che invece in qualche modo ricongela quello che si stava disgelando. Ecco. Dall'Ungheria siamo partiti e sull'Ungheria certamente ritorneremo. Vi proporrei però adesso di andare nuovamente nei contributi filmati e vedere come si organizza, al di là dell'Alleanza Atlantica di cui abbiamo parlato prima, che coinvolge direttamente anche gli Stati Uniti e il Canada, come si organizza l'Europa, l'Europa occidentale al di qua della cortina di ferro. Nell'Europa occidentale, a parte i casi delle dittature portoghese e spagnola, crescevano gli elementi di affinità, sistemi democratici elettivi, libertà individuali e collettive, equilibrio tra poteri dello Stato. Uomini politici di diverso orientamento cominciarono ad avanzare propositi concreti di cooperazione tra gli Stati europei. Esponenti conservatori, cattolici e socialisti si pronunciarono in modi e tempi differenti a favore di forme di incontro e di scambio. Alcuni si mantenevano cauti sulle prospettive, altri si spingevano a immaginare un'Europa unita costruita per gradi. Altri ancora arrivavano a prefigurare un'Europa come federazione di stati. Dopo un pronunciamento di Winston Churchill, l'ex premier conservatore inglese, che parlò di unità europea all'Università di Zurigo nel settembre del 1946, furono i francesi Jean Monnet e Robert Schuman, il tedesco Konrad Adenauer, il belga Paul-Henri Spaak e l'italiano Alcide De Gasperi a prendere seriamente in considerazione la possibilità di arrivare alla costruzione delle prime istituzioni europee. Nella certezza che le sorti dell'Italia fossero legate alla collaborazione degli altri paesi, il presidente del Consiglio De Gasperi provocò le visite in Italia di capi di Stato stranieri. Con tutti consolidò le amicizie e riaffermò la necessità dell'unità dell'Europa. Si trattò di una posizione convinta, resa urgente dal dibattito sul riarmo tedesco e dall'acuirsi del confronto bipolare con la nascita della Repubblica Popolare Cinese e lo scontro in Corea. Era venuto il momento di ripensare l'equilibrio continentale per garantire all'Europa la pace. Quando l'Italia, la contrapposizione dei blocchi, non impedisce all'Europa occidentale di lavorare, non impedisce ai paesi dell'Europa occidentale di lavorare insieme su tre punti fondamentali: il carbone, l'acciaio e l'esercito, cioè quelle che avevano provocato le grandi guerre della fine dell'Ottocento e soprattutto le grandi guerre del Novecento. Professor Gheda, come si sviluppa questo processo e qual è la sua importanza anche nel quadro di un'Europa divisa? Certo, l'Europa esce dalle guerre mondiali minimizzata nella sua importanza geopolitica mondiale rispetto a quanto era stata nell'Ottocento e quindi cerca faticosamente di riprendere un ruolo protagonista nel contesto appunto del bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica. In questo contesto punta su due elementi: la difesa, quindi la politica in qualche modo che si allinea con quella delle contrapposizioni militari, e dall'altra parte invece l'economia pesante, quindi quella basata sull'industria, sulla produttività e quindi anche su un sistema di collaborazione tra i vari paesi occidentali che deve rilanciare in qualche modo il protagonismo europeo, e per farlo comincia a produrre una serie di trattati che sono fondamentali appunto nella costruzione, nell'iter di costruzione che porterà poi appunto alla formulazione dell'Unione Europea. Ecco, abbiamo visto i protagonisti di questo processo di costruzione dell'Europa. Ci sono democratici cristiani, ci sono socialdemocratici che appartengono ai sei paesi fondatori della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e poi protagonisti dell'idea della Comunità Europea di Difesa, della Comunità Politica Europea, che purtroppo poi non troveranno realizzazione.
Professor Ridolfi, come si rapportano le sinistre in Italia di fronte al processo di costruzione europea? Come evolve il loro atteggiamento? Lo accennava il collega Gheda, costruttori dell'Europa sono anche le forze socialiste democratiche europee. E in questo senso il Partito Socialista, che dopo il 1956 si sta staccando dal Partito Comunista, avvia un processo di grande attenzione verso l'Europa. I partiti comunisti invece sono dall'altra parte, sono ostili, sono contrari nei primi anni, proprio perché vedono la nascente comunità europea come un riflesso, una proiezione della grande potenza americana. E questo per quel che concerne l'aspetto più politico-ideologico. Per esempio, invece, il sindacato, la CGIL, che era la massima espressione del sindacato di sinistra, vede già in quegli anni, alla fine degli anni 50, una nuova generazione molto attenta alla sfida europea. I Luciano Lama, i Bruno Trentin, Vittorio Fo, cioè la nuova classe dirigente del mondo del lavoro che dopo Giuseppe Di Vittorio sta emergendo, ha una mentalità e un modo di guardare l'Europa diverso, e questo porterà poi all'apertura anche a sinistra verso il discorso europeo. L'Europa è il terreno dei nostri ragazzi, il terreno del passato, del presente e anche del nostro futuro. Gabriella, avrai certamente raccolto molte suggestioni, molte tantissime, curiosità, molte domande per i nostri ospiti. Poi in un contesto molto ampio, riferito all'Europa e non solo. Guardando questi filmati, tra l'altro, Francesco, pensavamo quanta strada è stata fatta e quanto è cambiato in tutto questo tempo, anche in un modo che all'epoca non sembrava minimamente prevedibile. Ma abbiamo visto appunto tanti filmati, professor Ridolfi. Lei prima diceva era un periodo in cui entrambe le parti pensavano di avere la verità in tasca, no? Allora io volevo domandarle, questa propaganda che è stata un'arma molto efficace già durante la guerra, che adesso si affina, come cambia? Viene utilizzata ampiamente dall'una e dall'altra parte, gli aiuti americani arrivano anche con tantissimi filmati, a volte firmati, hanno come autori registi famosi, insomma c'è tutta un'opera. Che forme assume la propaganda in entrambi i campi? Sì, dunque intanto il linguaggio della propaganda è lo stesso, utilizzato da una parte o dall'altra, gli stilemi, i linguaggi sono quelli, la demonizzazione dell'avversario e la sua delegittimazione, non sono affidabili, non sono credibili, stanno mentendo, attenzione italiani, non date retta a quel che vi dice l'altra parte. E questo è un linguaggio comune che appartiene proprio allo stile della propaganda. E dopodiché la propaganda sta diventando comunicazione. Nel 1954, come molti dei ragazzi sanno, in Italia parte l'avventura della televisione, della RAI, non solo più radio ma anche televisione. E la televisione piano piano offre spazio alla politica. Nel 60 cominciano le prime tribune elettorali. Insomma, la propaganda deve cominciare a fare i conti con la comunicazione, che impone linguaggi diversi dalla tradizionale propaganda. E tutto questo accade proprio nel corso degli anni 50, negli anni di cui stiamo parlando. Michele, tu volevi chiedere qualcosa proprio sul periodo, sulla cosiddetta guerra fredda? Ci stavamo un po' chiedendo, nel regime di guerra fredda, che poi in realtà ha visto alcuni avvenimenti un po' anche burrascosi all'esterno dell'Europa, in Europa si è tenuto sempre un equilibrio, quindi un po' la guerra fredda che era anche volta al mantenimento dell'equilibrio. Ma ci sono stati mai degli avvenimenti che hanno rischiato di far esplodere questa situazione? Indubbiamente ci sono due o tre situazioni a livello internazionale, la questione della Baia dei Porci, la questione dei missili su Cuba, che hanno visto questo sistema di blocchi contrapposti secondo una logica fredda ma comunque animata sul punto di crollare, di andare in crisi e quindi di produrre quello che sarebbe stato in sostanza un'ecatombe. È l'era atomica, è proprio l'idea di vivere in una società mondiale in cui il mondo può finire per questa contrapposizione. È un clima di insicurezza diverso forse da quello che si vive oggi, ma altrettanto serpeggiante, altrettanto faticoso da sopportare, e che indubbiamente influenza anche proprio l'idem sentire delle persone a livello proprio di vita comune e le scelte anche politiche, come diceva il collega Ridolfi, dal punto di vista anche ideologico ma anche rappresentativo, anche quella dei partiti, cioè quella di rappresentare il nemico come colui che può portare alla fine, può portare alla distruzione. E questo sistema dei blocchi contrapposti è un sistema in qualche modo che crea una forte instabilità.
Abbiamo forse lo spazio per un'ultimissima domanda, Gabriele. Eleonora, tu avevi... Sì, noi ci chiedevamo come viene percepita in Italia la guerra di Corea, cioè quali sono state le influenze e come vivono gli italiani questo momento. Ma in generale questi conflitti appunto regionali, questi micro conflitti che in qualche modo sono conflitti aperti e che sono al contorno di questi blocchi contrapposti, sono visti in Italia in modo radicalmente diverso appunto dalle due componenti, la componente cattolica e quella comunista. Magari nel mondo comunista si dà più attenzione al fatto dei diritti e in qualche modo a una rivoluzione che tuteli maggiormente in questo senso gli interessi dei popoli locali. Dall'altra parte invece il mondo cattolico è più vicino a una logica in qualche modo atlantica che vede negli Stati Uniti anche una componente portatrice di una pace, di una pax universale in qualche modo, quindi è anche un modo diverso di vedere questa cosa e che avrà anche degli episodi abbastanza particolari, come ad esempio la rimozione del cardinale Lercaro dalla diocesi di Bologna perché aveva criticato apertamente la questione del Vietnam e l'intervento americano. Ecco, abbiamo questo quadro complesso e articolato, un quadro di una contrapposizione, di una guerra fredda, di un equilibrio del terrore tra i blocchi, ma anche di numerose tensioni sia all'interno, in particolare del blocco sovietico, sia all'esterno, in un mondo che comincia a risvegliarsi. Rimaniamo allora all'interno del blocco sovietico, rimaniamo al dato cruciale del 1956 e andiamo a vedere un altro filmato, sempre tratto dall'Istituto Sturzo. All'interno del Partito Comunista, lo stesso Amendola, nel suo rapporto al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, ha ammesso: su 100 iscritti, 11 non hanno rinnovato la tessera. Chi ha cercato di provocare un dialogo, una ragionevole discussione sui nuovi fatti, è stato accusato di tradimento ed espulso o costretto a dare le dimissioni. Antonio Giolitti, deputato al Parlamento, dimissionario. Eugenio Reale, ex membro della direzione del Partito Comunista Italiano, espulso. Furio Diaz, insegnante, ex sindaco di Livorno, espulso. Vezio Crisafulli, giurista, dimissionario. Natalino Sapegno, docente universitario, dimissionario. Italo Calvino, scrittore, dimissionario. E come loro tanti altri, gente nota o oscura di città o di campagna. Oggi i comunisti parlano di pace, dappertutto, sulle piazze o nei teatri urlano nuove parole. Ogni volta è sempre la stessa cosa, parole nuove per trarre in inganno chi ascolta. Ora basta, fermiamoci un momento. Quando l'Italia, abbiamo visto un lungo elenco di personalità, tra queste c'è anche uno dei miei maestri, Furio Diaz. Personalità importanti, tutti noi abbiamo studiato sui libri di Natalino Sapegno. Io vorrei chiedere ai nostri ospiti di cogliere l'importanza di due dati. Abbiamo parlato di Sapegno, di Crisafulli, di Calvino, di Diaz. Primo dato, l'egemonia culturale del Partito Comunista, cioè la capacità di pescare tra gli intellettuali. E poi anche il venir meno di questa capacità egemonica. Il venir meno di questa capacità egemonica proprio intorno alla data del 1956 e quindi l'evoluzione dei rapporti a sinistra tra Partito Comunista e Partito Socialista e quindi di conseguenza anche l'evoluzione stessa del quadro politico italiano. Beh sì, la rivolta ungherese e la repressione soprattutto della rivolta da parte dei paesi del Patto di Varsavia, l'Unione Sovietica in primo luogo, determina una frattura forte in quel mondo di intellettuali, mondo culturale, che aveva guardato al Partito Comunista in Italia come la via attraverso la quale costruire una democrazia avanzata. La metterei su questo piano. Allora molti intellettuali, questi ma anche altri, come dire, entrano in un conflitto di identità. Quale rapporto tra socialismo e democrazia? Il socialismo può esserci mantenendo e sviluppando la democrazia? Molti intellettuali non si riconoscono più nel Partito Comunista e cominciano a guardare al Partito Socialista, che ha intrapreso intanto un percorso di allontanamento dal Partito Comunista. E il Partito Comunista in una prima fase si irrigidisce, ma in realtà poi
l'eredità di quel trauma provoca molte riflessioni, molte autocritiche, e io credo quello è stato un evento che poi ha indotto il Partito Comunista ad aprirsi ad un orizzonte nuovo rispetto agli anni precedenti. Ecco, il quadro politico italiano è sempre molto complesso, molto frastagliato, certamente i nostri ragazzi avranno delle curiosità mentre ci stiamo avviando alla conclusione di questo altro capitolo del nostro percorso. Sì, Francesco, mi sembra che ce ne fosse già subito una. La domanda che volevo porre a entrambi era se c'era mai stata indifferenza oltre lo scontro fra i due movimenti del tempo. Ma c'è un certo dialogo, magari è più episodico e soprattutto è basato sulla conoscenza personale. Don Giuseppe De Luca, ad esempio, il fondatore dell'Istituto Storico della Pietà e delle fondazioni, delle edizioni di storia e letteratura, dialoga con Togliatti prima del famoso discorso di Togliatti a Bergamo, mi pare. Quindi c'è un tentativo di incontrarsi sul piano culturale, portandosi in qualche modo dal lato della morale, dal lato dei contenuti etici che in fondo accomunano i due partiti nell'obiettivo appunto di perseguire il bene comune. Questi sono magari episodi legati più al dialogo tra le singole personalità, ma in qualche modo fanno vedere che in fondo esiste un tessuto nel quale i due blocchi contrapposti interni al paese dialogano perché ultimamente originano dalla stessa storia, dallo stesso paese. Dicevamo prima, lo vedevamo proprio mi sembra col professor Gheda, quanto in questo clima di rigida contrapposizione nella guerra fredda l'Europa fa i primi passi verso quella che poi sarà la costruzione dell'Unione Europea. Ora, l'idea dell'Europa ancora adesso è un'idea insomma controversa, che divide. Quanto era unita quell'Europa e insomma su che cosa in concreto litigavano all'epoca gli europei? Ma, l'Europa è unita innanzitutto nella comune ricerca di un nuovo protagonismo, come dicevamo. Ci sono delle grandi figure, che sono figure che in qualche modo, tra l'altro, sono legate anche a un sentimento di linea di confine, sia Adenauer che De Gasperi, che Schumann, in qualche modo sono originari di territori vicini al confine, vicini alle Alpi, e questo è anche un dato psicologico, se vogliamo, perché mostrano come siano delle persone, delle figure, di politici che hanno un idem sentire aperto verso il dialogo, verso il confronto e soprattutto verso il superamento delle barriere precedenti alle guerre mondiali, verso una forma di unità che però avesse anche un significato, tra virgolette, spirituale, non soltanto economico e militare. Ti volevo interrompere perché volevo ricordare che appunto l'Europa ha vissuto dal 1870 fino alla Seconda Guerra Mondiale su un'altra grande frontiera, su un'altra grande frattura, quella fra la Francia e la Germania. La frattura tra la Francia e la Germania si compone proprio con il processo di unificazione europea e questa cortina di ferro, appunto, come vedremo, poi finirà per cadere e finirà per cadere probabilmente proprio a partire dalla realtà della vita della gente, cioè dalla questione del concreto benessere e certamente l'Unione Europea, ovvero il faticoso processo di costruzione delle comunità, permetterà proprio di raggiungere questi standard di vita che diventano appetibili anche dall'altra parte dell'Europa. Ma insomma, questo pericolo di un'invasione sovietica è stato veramente concreto? Lo abbiamo rischiato? No, militarmente non credo. Dal punto di vista strategico internazionale non c'erano affatto le condizioni, neanche dal punto di vista dell'Unione Sovietica, di un'invasione verso la parte occidentale. È stato un gioco delle parti, laddove la propaganda ha dato il meglio di sé, su entrambi i fronti, diciamo così, e laddove le retoriche spesso l'hanno fatto da padrone rispetto alla realtà delle cose, che vedeva un equilibrio, in fondo l'equilibrio del terrore, che credo nessuna delle due parti ha mai voluto superare e di fatto non è mai stato superato. Sono stati anni di durissima contrapposizione, una contrapposizione che la gente poi comunque ha sentito, ha interiorizzato, anche se, come sappiamo, questa contrapposizione, questa frontiera non ha mai diviso veramente l'Italia. L'Italia, pur attraversata dalla guerra fredda nel suo sistema politico, in realtà ha trovato proprio in quegli anni lo slancio della ricostruzione e del miracolo italiano. Un'ultima domanda, un'ultima curiosità da parte dei ragazzi?
Nel 1948, quanto la vittoria di Bartali e Tour de France ha influito nella società? Io credo meno di quello che si è scritto, nel senso che in una fase concitata della vita italiana c'era stato un attentato contro il leader comunista Palmiro Togliatti, che aveva mobilitato ovviamente le forze del Partito Comunista. Questa vittoria, importante vittoria nel Tour de France, che era allora un evento sportivo veramente di grande rilevanza, attutì in qualche modo, dissimulò l'impatto della reazione successiva all'attentato, ma non credo che il Partito Comunista avesse intenzione di fare la rivoluzione, quindi diciamo ha contribuito a sedare un po' gli animi, ma ugualmente gli animi si sarebbero rasserenati, io ho questa impressione. Dimostra comunque questa vittoria, una delle tante vittorie sportive di questi anni della ricostruzione e del miracolo italiano, dimostra quindi come l'Italia fosse comunque unita e come si mettesse al lavoro. Sono gli anni in cui ci mettiamo al lavoro. Io volevo ringraziare tutti i nostri telespettatori, tutti i ragazzi, Gabriella, volevo ringraziare i nostri ospiti, Maurizio Ridolfi e Paolo Gheda, e ci diamo appuntamento ad un'altra puntata di questo nostro viaggio nell'Italia, quando l'Italia, vedendoci l'ultimo dei preziosi filmati che abbiamo cercato di scegliere per voi. La Democrazia Cristiana sosterrà una presenza consapevole dell'Italia nell'ONU per concorrere ad allargare l'area della libertà e della prosperità, in special modo nel settore per noi vitale del Mediterraneo e in quello dell'Europa orientale, dove, grazie al dominio comunista, esistono ancora popoli, come quello polacco e quello ungherese, privi di libertà e niente affatto prosperi. Per realizzare il nostro programma abbiamo bisogno della pace. Non vogliamo la pace solamente a parole, la cercheremo costantemente con gli atti, perché sappiamo che un'ardita edificazione sociale e politica ispirata al cristianesimo potrà realizzarsi soltanto nella pace.